guarda questo qua. Poi torna in ufficio. Ottobas. Ma no, è fallo. Ok, questa è una curva. Infatti curvo. Ci dà il suggerimento. Questo è fallo. Ah no, ci ho sbagliato. Ah ok, ok, ok. No, questa era giusta. Niente. Pensare che vorrei comprare... Drop però, attenzione. Vabbè. Allora li faceva. Stavo dicendo, c'è un gioco di baseball fatto bene su Play. Io ho preso, l'avevo preso per la PlayStation 3. MLB The Show, mi pare che sarebbe Major League Baseball. Ma sull'Amiga c'erano un po' di giochi che mi piacevano. Io giocavo parecchio sull'Amiga con gli sportivi. Da quello di simulatore di Formula 1 di Geoff Crammond a... c'è stato anche quello di Indianapolis 500, forse c'era anche sulla Mega. Poi Kickoff no, ma Microprose Soccer mi piaceva, che era una specie di calcetto indoor. Mi piacevano la serie, quelle della Sierra, come si chiamavano, quello di basket, come si chiamava, era una serie sportiva che aveva un nome identificativo. Poi vabbè, gli NHL, perché l'hockey su ghiaccio sarebbe stato lo sport della mia vita. Anche appunto quelli di baseball, però il nome non me lo ricordo. Forse era della Accolade, che era quella che aveva fatto anche... Come che si chiamava? Quel gioco di guida un po' simulativo che avevi anche, potevi mettere anche le frecce. Cavolo, adesso non mi vengono i nomi. Vabbè. Sempre la mia lucidità del cavolo. Comunque... Per cui c'è stato un periodo che ho collezionato anche quelli di tennis, alcuni sono carini. Virtua Tennis è stato uno dei primi, è una delle ragioni per cui ho preso il Dreamcast NTSC nero, Sega Sports. C'era dentro Virtua Tennis, che in realtà era un arcade spudorato, molto, molto tipo flipper e basta. Proprio flipper. Perdevi solo perché avevi sbagliato il tempo della ribattuta. E c'è il primo NBA 2K1, forse la 2K1. Ero un appassionato un po' di quelle cose lì. Comunque c'è qualcosa che non va, forse. Oggi non potrei giocare, come faccio fatica a giocare tanta altra roba proprio per i miei problemi. Comunque non direi, è solo che non sono sempre così. Non temere, capitano tutte le giornate. No, è la prima volta che gioco, qua dai. Merda, questo è il tratto contrario di figo. Vabbè, perlomeno però è un'opzione interessante questo del baseball, perché è spiccia. Gioco solo io e se perdo a me. Comunque, Sana-chan, prima di iniziare a parlare, perché non facciamo un salto a me prima? Così non saremo disturbati da nessuno. Prima di iniziare a parlare. Vabbè, ok, dice tagliamo a corto, andiamo direttamente da me e basta. Certo, accetto la tua proposta. Sta pattinando un po', anzi con la PS5 per esempio l'NHL non c'è più su PC, quindi se volessi recuperarlo, ma così anche per collezione, devo recuperarlo comunque lì. Poi a volte avrei la tentazione di recuperare prima o poi anche l'Xbox Serie X, lì come cavolo si chiama, proprio per la retrocompatibilità, perché avrei anche Fight Night, uno di box fatto veramente bene per l'epoca. Ovviamente se guardo oggi magari la grafica ti lascia un po' perplesso. E Top Spin
2 o 3, o addirittura sia il 2 che il 3. Alla fine è stato uno degli ultimi giochi di tennis fatto bene. Però chiaramente, dai, quando diventi grande hai ricordi sbiaditi, ti sembravano belli, poi magari lo riguardi oggi, vabbè che sarebbe HD, però i poligoni, le texture, eccetera, chiaramente sono quelli. Comunque, vediamo cosa hai da dirmi, Sana-chan. Parliamo e basta. Allora, cosa volevi dirmi? La mia talent agency ha ricevuto una foto un po' di tempo fa di noi, scattata di fronte al tuo ufficio un po' di tempo fa. Ma anche qui forse è una risposta generica, perché magari tu uscivi dopo 10 ore con lei, quindi. E per quale motivo l'avrebbe scattata? Se no dovrebbero stare lì a mettere tante variabili, vabbè, lasciamo perdere. Non ne ho idea. Chi l'ha fatto ha scelto di rimanere anonimo, ma chissà chi l'ha fatto. Pare che l'abbiamo anche visto, ma. Ha lasciato una lettera, intende provare che ho violato la politica che vieta di uscire con qualcuno. Con te. Accidenti, non posso crederci. Chiunque abbia fatto una cosa del genere deve essere malato nella testa. Lo so, mio manager è andato su tutte le furie. Mi ha detto che se volevo davvero essere una professionista dovevo lasciar perdere le relazioni non professionali. Ma ti ho anche proposto di diventare la mia segretaria. Quindi, cioè, imbrogliavi, no? Dicevi, ma era un colloquio di lavoro. Tanto non c'era nulla da vedere. In altre parole vuole che smetta di vederti, capisci? Capisci a me? Sì, abbiamo capito. Capisco il suo punto di vista. Io voglio continuare a uscire con te. Non posso sopportare l'idea di non vederti più, specialmente a causa di quella regola stupida. Ma poi cosa c'entra? So cosa intendi. Ma il tuo manager è già stato avvisato a qualcuno con un bastone superi. Non vorrei peggiorare ancora le cose. E allora, cosa dovremmo fare? Beh, per il momento dovremmo fare attenzione, così da evitare ulteriori possibili fraintendimenti. Magari potresti continuare a indossare la tua parrucca, così da poterci vedere in incognito. Tra parentesi, boh, io sto provando ad andare avanti ancora un pochino, però se vedo che è proprio irraggiungibile, perché poi a un certo punto, se mi pretende che devo fare 10 ore di questo in giro per sbloccare i lavori. E diventa troppo casino. Però comunque tutti i punti che stiamo facendo adesso, nel momento in cui noi decidiamo di partire con Sugiura, salviamo, spendo i punti, salvo ancora in un altro slot, quindi faccio due slot separati e li spendo in tutto ciò che possiamo di utile. Non avremo i danni massimi, avremo qualcos'altro, non so cosa farci. Anche se sarebbero. Come ho detto, io quelle lì della vita, quelle dei danni massimi, quelle della velocità del combo, sono le cose, secondo me, proprio base, base. Non è detto, perché in realtà poter continuare anche alcuni. Noi, per esempio, ci mancano un sacco di quelle abilità EX, no? Quelle che fa quando c'è la barra EX piena. Che tra l'altro non so se ci sarebbe anche la possibilità di aumentarne la durata, per esempio. In un qualche modo. Però voglio dire, quelle cose lì chiaramente permettono di aumentare i danni. Alla fine, quando siamo in EX, perché partono un sacco di mosse. Quindi sicuramente faremo una roba del genere in caso. Magari potresti continuare a indossare la tua parrucca così da poterci vedere in incognito. Parliamo di relazione. So che ci conosciamo da poco, tuttavia mi sembra di conoscerti da tanto tempo. Ora che me lo dici, mi sento così anch'io. È un po' che usciamo insieme. E anche se ci separano 15 anni di età, quasi non me ne accorgo. Siamo davvero due svitati. Io c'ho una tipa che mi piace tantissimo che ne ha 20 meno di me. Però lei non ci sente. Questa, anzi, questa è andata con uno più piccolo di lei. E ne ha 30, quindi 19 di meno. State insieme, ma a quanto pare secondo me si sono già lasciati con uno di 22. Ma cosa ci vai a fare? Cioè, già questa qua è sempre un po' sfortunata in amore. Oh, non so perché. Perché secondo me è una ragazza molto interessante. Però può darsi che abbia aspetti del carattere che non conosco. Ma a parte questo, voglio dire, se tu stai cercando tanto la storia seria, perché lei vorrebbe avere anche a quanto pare figli, quindi sposarsi, ma vai con un 22enne. Cioè, per carità, voglio dire,
cioè tu hai 30 alle 22, cioè, ma cerca tra le 35 in su, dico. Non dico me, ma cerca tra le 35 in su. Dopo non vuol dire, non è che oggi ci sono sessantenni che hanno la testa di un ventenne, voglio dire. Non è una garanzia, però un 22enne, per quanto ti possa sembrare maturo, o 23 o 22, ma non per insultare 22 e 23 anni, eh. Io sto parlando dal punto di vista di una donna di 30. Ognuno ha poi la sua maturità, può essere a 23 maturo, sì, ma avete comunque poche esperienze di vita in generale, ok? E soprattutto se questa qua vuole accasarsi, boh, non lo so, cioè mi sembra che le basi non siano giuste per mettersi con uno più giovane, così tanto più giovane, in quel senso. Perché a lui gli va da Dio, perché lei è formosa, è fatta bene, ha un bel viso, comunque per me. Poi deve essere una ragazza parecchio affettuosa, eccetera, cosa che è rara trovarsi. Quindi a lui va da bene, quindi lui può anche essere, come dire, invaghito tantissimo. Cavolo, si trova questa... Ma è lei che dico, boh, cosa ci trovi? Perlomeno, soprattutto se cerchi la storia seria, boh, non lo so. Sono, voglio dire, una volta ci si sposava a quell'età lì, eh? Non sto criticando nessuno in particolare, è una cosa molto generica la mia. Voglio dire, ci si sposava anche a 22, 23 anni. Ma stiamo parlando di altre epoche, però. Oggi la gente è tutta un po' più immatura in generale. Comunque. Sanacha, mi consideri un amico? Certo, ti considero un amico. Ma sei anche qualcosa di più. Ti rispetto, Yagami-san, sei un uomo su cui posso contare. Tutto qui? Tutto qui lo sai. Perché sei dovuto andare avanti e dirmi che... Scusa, mi è uscito senza che io lo volessi? Allora dimmi, cosa sono io per te? Perché per esempio, per fare un esempio... Anche qui è tutto teorico, però magari uno di 35 anni... magari, non so, ha già fatto un po' di carriera, ha già magari un appartamento suo, qualche soldino in banca, cioè anche in quel senso lì ci sono tanti, tanti aspetti da considerare, no? Se vuoi quella cosa lì, se il tuo scopo è sposarti, eccetera. Poi se volevi divertirti è un'altra cosa, ma non mi sembra la tipa che vuole divertirsi. Per me sei una persona speciale e ti considero qualcosa di più di un'amica. Sei una persona speciale per me. Una persona speciale. Sì, va bene per te. Certo, anzi, mi rende molto felice. Perché anche tu sei speciale per me. Ci stiamo girando intorno. Ok, ora mi sento un po' imbarazzata. Ci sta. Ora mi sento un po'... Allora parliamo di musica. Allora, ho sentito che hai pubblicato un nuovo CD. Hai già raggiunto il triplo platino. Eh sì. Mi piacerebbe. Sfortunatamente non ci siamo nemmeno vicini. Mi fa solo piacere che non ci siano stati problemi con il lancio. Mi sembra che sempre più persone si stiano interessando alla mia musica oltre ai miei normali fan. E questo è un bene. Che mi dice la nuova canzone di cui parlavamo prima? Fa parte del CD anche quella? No, ma è quasi finita. Mi sembra che le cose ti vadano piuttosto bene, almeno in questo campo. Tuttavia, mi sembri turbata. Ora che me lo dici, devo darti ragione. Ci sono ancora tante cose che mi passano per la testa. Sono colpito dal fatto che tu riesca ancora a comporre ottima musica nonostante tutto. È l'unica cosa che mi riesce a motivarmi. Quando inizio a pensare alle mie paure o ai miei problemi, reagisco scrivendo. È come se tu stessi incanalando la tua musica direttamente dal cuore. Un vero talento il tuo. Vabbè, ok, non siamo ancora arrivati al dunque. Però ci siamo quasi. Facciamo una... schifata. I filtri monocromatico giocattolo. Seppia. Ah, tutto qua. No, vabbè. Cioè, i giovani oggi non è che abbiano tanto lavoro, no? Non ce l'abbiamo più nemmeno noi.
Abbiamo tempo Oh ora, no, peraltro oggi. Jonathan! Ti ricordi quando ti ho detto che c'era qualcuno che volevo a mio fianco? Eh? Sono elevato da non poter più sopprimere i miei sentimenti, non importa cosa dice l'agenzia. Segui il tuo cuore. Non molto tempo fa hai detto che era l'amore il segreto della tua musica, ricordi? Credo che tu non debba trattenere. Cosa ne penserebbe la tua agenzia se quella politica dovesse avere un impatto negativo sulla qualità del tuo lavoro? Hai ragione. Devi fare quello che senti giusto per te. E io ti supporterò qualunque sia la tua decisione. Allora, cosa devo fare? Dubito che chiuderanno un occhio sulle loro regole solo per me. Se non ci provi non lo saprai mai. Perché non ne parli con il tuo manager? Più facile a dirsi che a farsi. Non saprei da dove iniziare. Puoi convincere in un altro modo. Parlare non è l'unico modo di persuadere una persona. Perché non inizi facendogli ascoltare la tua canzone? La mia canzone? Sì, non stai forse componendo un brano che descrive proprio questa situazione? Parla di tutte le tue paure e preoccupazioni associate all'amore, giusto? Perché non gliela fai ascoltare? La tua musica sa smuovere il cuore della gente. Tra l'altro, appunto, tornando un secondo ancora su questa parentesi del lavoro, i giovani a volte sembrano non rendersi conto che, no, che così andando avanti così non hanno un futuro. Quindi, o non ci vogliono pensare, o non ci pensano perché, cioè, o non ci vogliono pensare perché è troppo brutta il pensiero, o perché non vogliono pensarci, o perché appunto sono tutti distratti, eccetera. Però, voglio dire, io per esempio, a me è andata male, io sono una persona un po' sfortunata in tante cose. Però nella mia testa avrei dovuto essere sposato massimo a 25, per esempio. Sposato e poi avere due figli, però non è andata così. La tua musica ha avuto storie di 5 più anni, ma non sono andate in porto in quel senso lì. Dunque, però ecco, l'epoca mia era un'epoca in cui si poteva, perlomeno. Pare che a 25, se per esempio fai l'università, ecco, facciamo un esempio, se io non avessi dovuto aiutare mio padre, avessi fatto ingegneria o informatica come avevo previsto, o psicologia, per esempio. In realtà a 25 non è che hai in parte i soldi per sposarti, eh? Torniamo sempre a quel discorso lì. Cioè, comunque metti di finire l'università in tempo, lavorare a 5 anni, ecco, comunque intorno ai 30, chiaramente. Vedi, l'età è sempre quella. Insomma, se uno vuole cercare quel discorso lì. La tua musica sa smuovere il cuore della gente, pensa ai tuoi fan, forse funzionerà anche con i tuoi manager. Lo credi davvero? Certo, ma dovresti prenderti del tempo per convincertene tu stessa. Non devi farlo subito. Ok, grazie per avermi ascoltato, Yagami. Grazie a te per il caffè. Cacco la tazza. Lasciala pure nel lavello, abbiamo saltato a. Ho notato che hai ancora abbastanza ingredienti per fare il curry. Se hai fame potrei preparartene un po'. Ti andrebbe? Sarebbe splendido, ma non vorrei approfittare della tua gentilezza. Niente affatto, lascia che ci pensi io a cucinare. Tanto, ho fatto questa parentesi, ma siamo su temi di questo tipo, più o meno, nel senso, qui non siamo sulla storia principale, quindi. Ho finito il mirin. Riesco a prenderne un po'? Come resti seduto, signore? Questo è il mio modo di mostrarti il mio apprezzamento per tutte le volte che mi hai aiutato. Siediti, rilassati. Mi hai dato del signore, mi hai dato del vecchio. Ehi, non mi lamenterò di certo, avevi proprio bisogno di una pausa. Parlando invece, qualche rara volta ci sono donne che vanno. Per esempio, io ho un mezzo amico conoscente che lui ha 42 anni e per un anno è stato insieme con una 22enne. Tra l'altro, con una buona testa. Molto carina, ma anche lui è un bel uomo. Ma questa è sempre stata presso quelli più grandi. È stata molti anni anche con un altro, anche lui più grande di lei parecchio. Perché si vede che non si trova con quelli della sua età. Ma sono rarissime ormai queste situazioni. In realtà io credo appunto che dal punto di vista esperienziale. Certo, ci sta appunto che la donna stia con uno più grande, ma ci sta che anche l'uomo ci stia per un po' con una più grande, soprattutto se sei giovane. Infatti, in questo discorso qua dicevo che quel ragazzo lì di 22-23 c'ha tutto avuto da guadagnare. A stare insieme a questa.
Era il contrario, che era un po' così, un po'. Comunque, perché uno ha anche più esperienze di vita, cioè uno vuole anche imparare, diciamo la verità, si mette in una storia, vuole anche, soprattutto se è giovane, vuole anche imparare qualcosa, no? Non è solo, anzi, dovrebbe essere anche affascinato da una maggiore saggezza, da una maggiore cultura, da una maggiore intelligenza, una maggiore esperienza, eccetera, eccetera, no? Però sono storie appunto che magari sono destinate a finire, non tutte. Sempre parlando di differenze di 20 anni, io ho avuto almeno due zii da parte di mia madre che erano sposate con donne di 20 anni più giovani e sono rimaste legate finché sono vissute, quindi. Bene, farò un salto al mini market, torno subito al Poppo. Cos'è sti mini? Aspetta. Forse farei meglio controllare. Ok. Nonostante passato tutto questo tempo teorico, siamo ancora a 4 di grado alcolico. Questo qua muore lì. Controllare dove? Questo è il banco dei pegni. Allora, qui non è evidenziato niente, mi sembra. Qui c'è il Madoka. Comunque qui vedo parecchi. Insomma, ci sono diversi punti verdi, però verde scuro, quindi ne abbiamo finiti quelli. Dove dobbiamo andare al Poppo? Che ne so? Don Quixote. Ah, eccolo qua. Ok. È una cosa paradossale perché oggi viviamo. Siamo in tantissimi, ma siamo più, non siamo mai stati più soli in generale, come negli ultimi decenni. Facciamo una vita. Dimmi, chi è questo tipo con cui continui a vederti? Tuo ragazzo? Un flirt? Un amico speciale? Chi è? Ma come si muovono? Una lua del genere, lei sembra che trema. Ti dispiace lasciarmi in pace, ho delle cose importanti da fare. Ci vai a letto? Non è vero? Tra tutti tu dovresti saperlo. Alle Aido non è consentito. Tra tutti tu dovresti saperlo. Se ci vai a letto dovrebbe saperlo, sì. Ti stai sbagliando di grosso. Io non agirei mai in quel modo. E comunque non sono un idolo. No, io avrei detto comunque non sono cazzi tuoi. Allora spiegami, a me che sono sempre stato il tuo fan più fedele, perché siete sempre in giro insieme? Stanaccia, stai bene? Finalmente ti fai vedere. Sei un bastardo, lo sai. Stai ingannando Sana solo per mettere le mani addosso. Le dico, non ho fatto nulla del genere. Oh, beh, io l'ho visto entrare e uscire dal tuo ufficio. Molte volte. Eh sì, molte volte. L'hai visto la prima volta? Con in faccia la stessa. O la seconda. Con in faccia la stessa espressione sconcia. Quando uno è malato di mente, vede le cose che non ci sono. Era come una cagna in calore, addirittura, con quell'espressione soddisfatta. Questo è ciò in cui ti sei trasformata, Sana. Ok, credo di aver rimesso insieme i pezzi. Sei stato tu a mandare quella foto alla sua manager. Che grande fan. E allora? Ma questi hanno sempre il coltello che gli dura un nanosecondo in mano. E se anche fosse? Sana-chan è l'usinolo di Kamurocho. Ciò vuol dire che è di tutti. Non certo di una squadra canaglia come te. Vabbè, uomo minaccioso, vabbè. Eccolo qua, quanto è durato il suo coltello. E quanto è durato lui. Uguale a tutti gli altri. Allora, ti sei calmato? Non mi capisci affatto. Cosa che devo capire? E l'ho fatto per il bene di Sana-chan. Si sta per fare un grande errore, allora tocca a me, il suo fan numero uno, cercare di aiutarla a evitarlo. Ma guarda che noi siamo tutti più fedeli, eh.
E quale sarebbe questo errore? Scegliere con chi trascorrere il suo tempo libero e cosa fare per conto proprio? No, il suo errore sarebbe stato quello di tradire i suoi fan, facendosi abbindolare a un tipo subdolo come te. Comunque è strano effettivamente che abbiano scelto di fare questa storia con una di 19, di 15 anni meno di lui. Però forse, boh, non so, magari credevano che fosse anche un diversivo interessante, no? E poi lui ha 35 anni, chi lo gioca non necessariamente, quindi devono anche accontentare un po' i desideri dei giovani, no? Come dire. Allora, devi essere consapevole come cantante, come icona culturale. No. Lascia che ti spieghi qualcosa. Cos'è esattamente che ti piace in Sanan-chan? La sua musica, il suo aspetto, la sua personalità. Sai almeno qualcosa su di lei? Bene, appunto. Rispondi. Senti, se ti consideri avere un suo fan, ciò che stai facendo ora non ha alcun senso. Un vero fan sostiene la persona in cui crede, anche se non sempre ne accetta le decisioni, giusto? E tu? Che ne sai? Kabata, una volta mi hai scritto qualcosa che ricordo ancora oggi. Adoro la tua musica perché cattura le emozioni umane più pure e le esprime in un modo autentico e riconoscibile. Tu te lo ricordi? Quando l'ho letto mi ha reso così felice, oggi come allora. Lo conservo gelosamente e quando mi sento davvero giù lo riprendo in mano e lo leggo ancora e ancora. Davvero, tu? Credimi, apprezzo davvero il tuo interessamento per il mio benessere. I miei sentimenti, le emozioni umane più pure di cui parli sono gli ingredienti base delle mie canzoni. Perfino l'amore, quello vero. Proprio così. Quindi, se ami davvero la mia musica, ti prego di provare a comprendere anche questo altro aspetto di me. In questo modo posso continuare a fare musica che parli dal cuore. E tu ne sei una grande parte, anche perché tempo un disco, se ha successo, questa parlerà col portafoglio. Ah, bel portafoglio. Ogni giorno sei sempre più gonfio, più grosso. E io mi sono innamorata di te. Mi hai dato una possibilità prima di chiunque altro, quindi anche tu sei nel mio cuore. Sana-chan, perdonami. Ma perché sono tutti così bruchi? Bruchi. Brutti. C'è uno più brutto dell'altro, sì, qua. Spero che lui abbia imparato qualcosa da oggi. Certo che sì, ne sono sicura. Non so, per me è il server che mi rompe le palle. Ogni tanto vedo che va in rosso. Prima non ho mai avuto questi problemi. Al massimo un verde, verde un po' più giallino, ma ti ringrazio per aver passato il tempo con me oggi. Grazie a te sento di essermi liberato di un grandissimo peso. 5. Ok, mi fa piacere continuare a dire. Ciao Zach. Non si dichiara. È arrivato a livello 5. Che magrina che è. Nuovo messaggio. Io, grazie ancora per oggi, stai bene, Yagami? Ti fa male da qualche parte? Mi fa male il cuore. Non mi sconfiggere quella risposta lì. Sto benissimo, normale amministrazione. Andiamo sul sicuro. Davvero, non ti facevo così forte, in effetti non riuscivo a staccarti gli occhi di dosso. Guarda cosa dice. Guarda che la tua agenzia ti stia dando un problema dopo l'altro, vero? Pare sia così, spero di non collassare dallo stress. Proviamo a scrivere di nuovo questo un attimo. Vediamo se è solo. Ehi là, sono io, Yagami. Oh, stai bene? Solamente se stai bene pure tu. So quanto sei impegnata.
Come lavoro non è cambiato molto, ma almeno posso prendere qualche giorno di pausa ogni tanto, addirittura giorni di pausa. Vuoi invitarla? Sì. Sì, vediamo se migliora qualcosa o... Se hai tempo libero, perché non usciamo insieme? Ottima idea, e vai. Ti ricordi di Yuko? L'hai incontrata l'ultima volta che ci siamo visti? La tua amica, vero? Sì, perché? Non stiamo più giocando a Judgment, stiamo giocando a un simulatore di appuntamenti. So che era davvero entusiasta di te, più di quanto concesso da buon costume. Che ne dici se usciamo tutte e tre insieme? Perché non noi due da soli? Solo se siamo noi due. Magari ci serve il supporto dell'amica per convincerla. Grande, sono certo che Yuko ne sarà felicissima, anche perché secondo me ci obbligava comunque ad andare fuori. Ti chiamo io appena parlo con Yuko. Tre amici che escono insieme, spero non sia il suo modo per rifiutarmi. Anche se portare fuori due ragazzi in città non è mica male, eh. Ci facciamo la pubblicità. Zucchino, boh. Qua siamo a 14.000. Yuko ha detto che è sempre disponibile. Quando sei libero tu? Sono libero subito. Ci incontriamo dove ci siamo visti l'ultima volta? Sì, davanti alla sala giochi del Theater Square. Ok, ti aspettiamo. Va bene.